Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di questa macchina Rollei Flex SL26. Cioè, cos'è SL26? Cioè, stranissima, bruttissima, cioè proprio quadrata. Pure è una macchina molto, ma molto interessante. Questa nasce nel 1966 perché nel 1963 nasce questo formato pazzesco, cioè pellicola 126. 126 è quadrata e superficie è proprio 28 x 28 mm. Ok? E vuol dire, rispetto a 24-36, ha una superficie di 80%, però guardate questa macchina così, cioè ben fatta, è piccolina. E questa si chiama Rollei Flex. Rollei Flex noi conosciamo, Rollei Flex biottica e che è famosissima. Poi Rollei Flex tipo SL35, SL350, poi c'è anche, poi quello segue anche serie 2000. Poi qui c'è anche una piccola Rollei Flex SL26. Guardate, allora, nascita di questa pellicola, guardate, questo qui è nuova, pellicola nuova, vergine. Apriamo, cioè apriamo, faccio un regalo a voi, perché questo qui ho tenuto quasi come collezione di una pellicola nuova. Questa è del 1983, tra l'altro produzione della pellicola 126 è andato avanti fino a 2007, cioè perché tentativo di creare la pellicola e che non puoi svariare a caricare. Il problema qual era? Ma una percentuale altissima, cioè come anche Giordano, tu hai lavorato, no, anch'io ho lavorato anche nella Mini Lab, non dico cioè 15%, però 1 su 10 rullino non era agganciato. In effetti qui ad esempio tentativo della Canon QL, Quick Load, cioè che cosa era? È un tentativo di creare un caricamento facile, veloce, sicuro, che non era nemmeno così 100%, perché se non porti bene fino a qua la pellicola, poi se non chiudi bene e poi un momento giusto, no? Cioè non si aggancia bene, cioè, non carica nemmeno questa. Però questa pellicola 126 o anche 110 non poteva svariare, come anche APS, pellicola APS, cioè basta che tu metti dentro, cioè quella caricava. Allora, in effetti Kodak ha creato Kodak Instamatic, serie di Instamatic, eccetera. Poi nasce una macchina, diciamo, lussuosa, questa Rollei Flex SL26, guardate, ottica intercambiabile, cioè tra l'altro qua dentro ci sono anche delle lenti, qua c'è una, allora qua avevano fatti solo 28 mm e 80 mm Protessar. Allora questo nome Protessar e non è una novità, perché serie di Contaflex utilizzava Protessar. Tanto è vero che un anno dopo della nascita della SL26 nasce Contaflex 126 con, cioè, un sacco di obiettivi. Cioè qua ad esempio standard 40 mm 2.8, ok, Tessar. Sulla Contaflex 126 ne hanno fatti anche due, uno cioè pregiato Tessar e l'altro un po' più economica. Ma è molto interessante. Allora, questa, cioè spiego un po', cioè come è fatto. Qui c'è ghiera dei tempi, utilizza otturatore Comfort.
cioè è un otturatore preziosissimo. Poi qui c'è la ghiera del diaframma. Cos'è? Automatismo, priorità, diventa automatismo, priorità dei tempi, perché nel mirino a lato destro c'è una lancetta che indica posizione, cioè esposizione corretta. È molto semplice. Utilizza qui una batteria 625, sto confondendo i numeri. PX625, ok. Apertura del dorso è semplice, basta spostare questo, si apre. A questo punto è molto semplice, perché mettiamo così e poi chiudiamo e facciamo avanzamento. Però questa pellicola nuova, quindi io la terrei ancora, perché non si sa mai, perché se mi venisse voglia di fotografare con questa, che al suo tempo l'ho fatto, ma da molti anni non ho più fatto, quindi magari faccio 4 scatti, poi faccio sviluppare, sperando che, ah sì, cioè possa anche portare a PFG, Bilsel, Felix C41, lui cioè sviluppa molto bene, ah sì, anche Massimiliano lo fa, è vero, possa anche dare a Massimiliano. Bene, ok, guardate come è fatto. Allora, faccio vedere, caricamento che fa muovere questo qui, qui c'è lo specchio, guardate, ok, lì c'è otturatore. Quindi, come diciamo, tutti effetti, questa è una reflex, è bellissima. Bene, allora ho spiegato un po', cioè purtroppo in questo momento non ne abbiamo altri obiettivi da far vedere, però sono i capolavori della Rollei, ben fatta veramente, ma bruttissima. Poi perché ho messo questo qui? Più o meno stessi anni Canon ha fatto questa QL17, questa più o meno, cioè stesso peso. Questa è una macchina, cioè io ho già parlato della Canonette QL, questa è, diciamo, non è definitiva, però monta un obiettivo 40 mm 1.7, è veramente luminoso, perché ce ne sono tanti 1.9 o eccetera, però questa è una macchina che ha fatto veramente bingo, nel senso ha creato tantissimi appassionati, amanti di fotografia in famiglia. Questa poteva comprare la mamma per fare le fotografie per i suoi figli, in ogni occasione, portiamo in una picnic, cioè diffondeva questa cultura di fotografia fatta in casa, a tutto il popolo. Veramente queste macchine non costose ha fatto sì che ci ha creato tantissime fotografie di ricordo. Tuttora noi troviamo sempre bellissime fotografie di ricordo. Bene, grazie dell'ascolto, e mi dispiace che ho parlato con la mascherina, cioè qualcuno si è lamentato, ma lasciamo stare queste cose, perché mi sembra inutile parlare di mascherine. Mascherine si fa, è vero, fuori, ma noi siamo in negozio che comunque io sono abituato a parlare con la mascherina, ormai da mesi è che parliamo con mascherina. Mi sembra anche è corretto. Se vi dà fastidio e non ascoltatemi, non c'è problema. E a me danno fastidio coloro che non mettono mascherina fuori, coloro che non rispettano gli altri. Bene, grazie dell'attenzione, buongiorno.